così mi sono imbattuta nel posto più bello del mondo, praticamente. Chissà se riesco a farvelo vedere. Allora, segua quella macchina. Benvenuti nel paesello di Tewin, come cavolo si chiama, come si dice. Che è di una bellezza strepitosa. Non so se vedete, provo a tenervi così in modo da poter vedere. Passare anche la terza, ammazza che traffico, non c'è nessuno qua. Dai, in carrozza si parte, tutti avanti a poppa, che spettacolo. E questo è il paesello di Tewin, o Tewin, come si dirà, che è a un quarto d'ora, 20 minuti da St. Albans. Questa grazia di proprio divina, che dico vabbè, mi faccio a comprare qualcosa al supermercato, entro in macchina, sono molto felice. Qui stiamo approcciando la piazzetta del paese, a destra e a sinistra non ve lo faccio vedere perché sto guidando, ma è pieno di segnali tipo public footpath, come si dice, il sentiero pubblico, casette stupende, piccoli cottage, tra poco vedrete il pub, molto carino, il signore lì davanti, e qui, vedi, provo a farvi vedere di più le casette, ma è un po' difficile, che poi penso costerà un occhio della testa vivere qua, perché madonna che spettacolo, cioè, è vero che non c'è la stazione, quindi magari... Mamma mia, cioè mi lascia proprio, ecco, il paese dei sogni, l'ho trovato. 20 minuti da St. Albans e mo vado a trovare una casa qua. Bellissimo. E diventa anche meglio dopo, cioè io ho guidato fino a un certo punto, poi mi sono fermata, sono tornata indietro. E ho detto me la rifaccio per filmarlo, per farvelo vedere, una cosa pazzesca. Spero si capisca un pochino, perché poi in macchina non è mai la stessa cosa, cioè in videocamera. Proprio bello. Poi fino a poco fa c'era il sole, quindi immaginatevelo coi soli, col cielo azzurro inglese, questo verde fluorescente praticamente. Forse zitti zitti che sta per uscire il sole. Spero che regga il telefono perché non ha grande capacità di registrazione rimasta. Devo svuotarlo perché sto facendo il training costantemente, quindi c'ho anche video di mezz'ora sul telefono, quindi devo proprio svuotarlo. Spero che resista. Mamma mia, che sogno pazzesco, una cosa pazzesca. Poi non si sente niente, sono solo uccellini. La macchina, purtroppo si sentirà solo il rumore della macchina in videocamera, ma pazzesco. Cioè, sto serrendo.
South Carolina, pugno in un occhio, ci ha fatto notare il verde immenso dell'Inghilterra, ci devi mettere l'azzurro fluorescente, ma va bene così. Che spettacolo, mio Dio, guarda, non sono emozionata e contenta perché tanto so che io qua una casa non me la potrò mai permettere, ma ti rendi conto del posto? Cioè non è che ti sei, wow, l'ho trovato, ma di che non vado? Però mio Dio, cioè un sogno, proprio dici, descrivi il posto dei tuoi sogni, eccolo qua. Quarto d'ora, 20 minuti da St. Albans, uccellini, verde, fluorescente ovunque. Casettine, villaggetto, mio Dio, non ho parole, non ci sono parole, veramente. Qui ora non so dove siamo, penso sia la frazione vicina, sì, si chiama, oddio, si chiama Burnham Green, non lo conosco,